Passo la parola, passo il microfono, anzi a questo punto a Luce Tommasi che ha praticamente farà in diretta un servizio molto molto interessante, come si preparano alle ferie d'agosto alcune sedi dell'ANMI, da nord al centro al sud del paese, ci sono anzi già pronti i responsabili territoriali di ANMI che hanno partecipato al corso di comunicazione e storytelling promosso dall'IRFA. Prego Luce, a te la parola. Ciao Fabio e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Amnil Network. Come abbiamo appena sentito da Fabio Sebastiani, oggi abbiamo deciso di riprendere i contatti con alcuni responsabili territoriali dell'Amnil che hanno partecipato al corso di comunicazione e storytelling che si è concluso all'inizio del mese di luglio. Noi vogliamo vedere come stanno procedendo le attività nelle varie sedi, anche in vista della pausa d'agosto, insomma, se le sedi dell'AMNIL sono aperte o chiuse per ferie, e come i responsabili territoriali, dal nord al centro al sud del paese, si stanno muovendo in vista appunto della pausa di questo mese. Allora, a questo punto a me non resta che presentarvi i nostri ospiti, che sono Alberto Verzulli, che è il presidente nazionale dell'IRFA, che è proprio l'istituto di formazione, di riabilitazione e formazione dell'AMNIL. Buongiorno, buongiorno presidente. E poi Buongiorno. abbiamo anche Antonio Corvaglia, che è presidente dell'AMNIL di Lecce, consigliere regionale della Puglia. Claudio Betti, presidente dell'AMNIL di Rovere, consigliere regionale del Lazio, Antonio Carcello, presidente dell'AMNIL di Crotone, Alberto Alberti, consigliere dell'AMNIL di Ferrara, componente della Commissione nazionale amianto, e poi con noi c'è anche Cristian Clemente, che è il coordinatore nazionale dell'IRFA. Insomma, un gruppo oggi molto nutrito. Allora, un Buongiorno. saluto collettivo a tutti voi. Alberto Verzulli, allora, in quanto presidente nazionale dell'IRFA, vogliamo, prima di cominciare, insomma, a fare il nostro giro attraverso le sedi italiane, vorrei sentire da lei, insomma, come presidente nazionale, un po' come stanno procedendo questi corsi di formazione che sono stati promossi dall'AMNIL, se ce ne sono ancora in corso, se invece abbiamo deciso di fare una pausa ad agosto. Verzulli. Allora, intanto buongiorno a tutti, un caro saluto a Claudio, Antonio, Alberto, il mio omonimo, a tutti quanti presenti, praticamente Cristian, che è il nostro, come dire, direttore referente per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi. Praticamente loro sono la spina dorsale di tutto questo. Che dire, intanto inizierei, come dire, sono molto soddisfatto di quello che è stato e che sta ancora avvenendo, no? Con questi corsi di IRFA, perché noi riteniamo che questo istituto IRFA sia molto importante per l'associazione, perché veramente dà qualcosa di molto concreto. Concreto sia da parte degli invalidi che vogliono fare corsi anche professionali, riqualificanti e quant'altro, ma soprattutto anche per la nostra classe dirigente, mi ci metto dentro perché sono presidente del Lazio e quindi per noi sono molto importanti questi corsi. Sono molto importanti nella misura in cui c'è molta partecipazione per quelli che sono i corsi, diciamo, di formazione, no? Cominciando da quelli che possono essere giardiniere, aiuto cuoco, quello che c'è, cioè, praticamente quelli professionalizzanti, no? Parliamo anche di quelli informatici, da quelli della grafica, cioè ce ne sono a decine di questi corsi, ricordarli tutti sarebbe veramente impossibile. Ma quelli che stanno riscuotendo veramente un successo enorme, questo lo devo dire con orgoglio, è proprio la partecipazione di noi, come dire, dirigenti dell'ANMIL a questi corsi di storytelling, no? E non solo, perché c'è la scuola della testimonianza, che non è da meno, così anche la gestione amministrativa, così anche la promozione diciamo, per lo sviluppo del proselitismo, no? Quindi siamo molto soddisfatti. Io credo che i corsi a questo punto siano quasi tutti finiti, se non c'è qualche coda ancora ma noi non vediamo l'ora che arriva settembre proprio per proseguire quelli che sono già in atto e per iniziare degli altri, no? E questo proprio della storytelling, come dicevo, che sono veramente diciamo il fiore all'occhiello, diciamo la punta di diamante, sì, in effetti è così, perché c'è una partecipazione veramente
talmente fino a tal punto da essere riproposti proprio con una richiesta, con un'acclamazione, no? Vogliamo partecipare? Vogliamo partecipare. Noi abbiamo avuto la settimana scorsa, diciamo, il CDA di IRFA. Devo dire che questi corsi sono stati veramente richiesti a gran voce da tutti i territori nazionali, praticamente. Quindi la soddisfazione è altissima. Questo serve a tutti noi, è inutile di ricordare, credo che sia stato già detto più volte, no? Per proporre al meglio quello che sono le nostre, come dire, rivalse all'esterno, no? Quello che andiamo a chiedere oltre quello che è all'interno dell'associazione, ma bensì fuori, alla politica. Questo è un momento molto particolare per la politica, quindi dobbiamo essere veramente molto preparati, perché non so adesso come andrà a finire, ci saranno cambi o non cambi, però ho visto che di fatto questo è un argomento che non se ne parla affatto anche in questo periodo. Ma noi siamo sempre lì pronti, ecco perché ci dobbiamo preparare per qualsiasi evenienza, proprio per andare a chiedere quello che poi noi rappresentiamo per i nostri associati e non solo, perché i nostri associati sono circa 300.000, ma non ci dimentichiamo che noi rappresentiamo 700.000 titolari di rendita INAIL, cioè invalidi del lavoro, orfani e vedove. Quindi per noi questo deve essere sempre un punto all'attenzione massima. Quindi io mi fermerei qui dicendo appunto... Grazie Presidente. Di nuovo partecipiamo. Ah, la cosa importante, volevo dire. Non se ne vada, però, Presidente, perché comunque la trasmissione dura un'ora, per cui la vogliamo va con benissimo. Noi. Va benissimo, grazie. Allora. Un punto importante qual era? Finisca il. È molto importante il concetto, era questo: che questi corsi quest'anno hanno avuto un maggiore significato, perché intanto l'abbiamo esteso ai familiari, ma soprattutto che c'è stato un cambio di tendenza con la nuova organizzazione, affinché i corsi venissero fatti più dagli invalidi del lavoro che noi rappresentiamo che delle altre disabilità che noi comunque dobbiamo tener conto. Però questa è una cosa molto importante, perché questo sta a significare che stiamo andando nella giusta direzione. Grazie, grazie Presidente, ma insomma, mi sembra di capire che per quanto riguarda la comunicazione dello storytelling di cui mi occupo ci sarà molto da lavorare anche dopo la pausa estiva. E comunque questa io la considero una formazione permanente, infatti ho detto ai miei iscritti, insomma, che in parte sono rappresentate oggi, che noi continueremo comunque a fare corsi in divenire, tant'è vero che oggi abbiamo deciso di ritrovarci tutti in radio, perché poi la comunicazione per un dirigente dell'AMNIL è un qualche cosa che fa parte della sua attività per l'associazione, al di là della formazione personale che è sempre importante, quindi va finalizzata proprio alla comunicazione, come diceva lei, soprattutto quando si tratta di andare a avanzare, a rivendicare dei diritti che sono stati lesi, insomma, a portare delle istanze. Approfitto di Cristian Clemente, che oggi ha lasciato un'importantissima riunione per essere con noi, ancora devo capire come ha fatto, comunque il coordinatore nazionale dell'IRPA, anche perché vorrei proprio il punto della situazione dei corsi dal punto di vista al di là, diciamo, della strategia dell'associazione, anche dal punto di vista, diciamo, dell'istituzione, insomma, dell'associazione in quanto tale, insomma, meno politico e più tecnico. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Saluto intanto tutti i presidenti e gli ascoltatori. Beh, allora, ce l'ho fatta perché mi hanno posticipato la riunione, semplicemente, non ho fatto nessuna magia. La situazione dei corsi IRFA, come è stato presentato al CDA, a cui faceva riferimento il presidente Verzulli, è una situazione in cui abbiamo avviato la maggior parte dei percorsi, almeno un'edizione, alcuni percorsi, come quello per esempio di comunicazione e storytelling, prevede più edizioni proprio per venire incontro all'alto numero di iscritti, di cui siamo assolutamente molto felici, come è stato detto in precedenza. Quest'anno abbiamo puntato molto, come diceva il presidente Verzulli, su un target specifico per i nostri discenti, che era quello degli invalidi del lavoro, quindi la categoria che andiamo a tutelare, ma in particolare anche proprio per i dirigenti di AMNIL. Quindi ci sono dei corsi che sono quelli che rientrano nella macro categoria Accademia IRFA, come per esempio comunicazione e storytelling, che sono dedicati in particolare ai dirigenti dell'associazione, ma ovviamente sono aperti a tutti gli invalidi del lavoro e ai loro familiari.
Questo è un secondo punto importante, che da quest'anno i corsi sono aperti anche ai familiari di primo grado degli invalidi del lavoro. E infatti molte scelte che ha fatto il CDA circa gli argomenti del piano di offerta formativa sono anche mirati a coinvolgere i familiari e i figli degli invalidi del lavoro. Non c'è solo l'Accademia IRFA, ci sono anche altre due macro aree che sono le competenze di base, in particolare tratta di corsi di inglese e di informatica, che sono, diciamo, ingredienti importanti e fondamentali per riqualificarsi nel mondo del lavoro e per accedere poi alla terza macro area, che è quella delle competenze professionalizzanti, dove sono stati individuati diversi tipi di corso, alcuni svolti in FAD, alcuni in presenza presso le sedi territoriali di ANMIL, che mirano appunto a fornire le competenze su argomenti specifici, come possono essere il CAF e il patronato, l'operatore di fundraising, l'operatore CAF, patronato, l'operatore grafico e vari, insomma, per imparare a riqualificarsi verso un nuovo lavoro. E qui c'è il terzo punto fondamentale del cambio di rotta di quest'anno, che è la condivisione e coinvolgimento delle sedi territoriali ANMIL. Come sappiamo, ANMIL ha una struttura molto diversificata e ramificata su tutto il territorio nazionale. Abbiamo 106 sedi provinciali. Il CDA ha valutato opportuno, nel definire il piano di offerta formativa di quest'anno, coinvolgere tutte le sedi per una valutazione circa quali argomenti trattare nel piano di offerta formativa per il 2022. Il riscontro è stato molto forte e quello che è stato riportato dalle sedi è stato preso in considerazione con molta importanza dal CDA, tanto che poi il piano di offerta formativa definitivo è quello che il CDA ha approvato in base alle valutazioni anche delle sedi provinciali. Quindi queste tre nuove spinte innovative hanno permesso di richiamare molti nuovi iscritti, soprattutto invalidi del lavoro, e siamo tutti, come diceva il presidente IRFA Verzulli, molto contenti dei risultati che abbiamo raggiunto finora. Da settembre cominceranno le nuove tranche di edizioni dei corsi, che andranno avanti fino al 31 dicembre di quest'anno, per poi programmare un nuovo piano di offerta formativa, che sarà quello del 2023. Allora, grazie a Cristian Clemente. Allora, se fossi Bruno Barbieri, adesso direi, visto che siamo ormai un 4-5 stelle ristoratori, ma voi siete dirigenti, allora dirigenti, a voi la parola. Cominciamo dal sud, cominciamo da Antonio Corvaglia, presidente dell'ANMIL di Lecce, consigliere regionale della Puglia. Insomma, aperto o chiuso per ferie? Che cosa succede in Puglia? Che cosa avete previsto? Beh, noi il giorno 8 chiudiamo per ferie, perché siamo obbligati per le ferie programmate, però ripeto, qualcosina si fa, perché io a settembre inizierò dei corsi di formazione per i ragazzi che tra l'altro avevano iniziato con noi un percorso, avevamo fatto tramite IRFA a fine anno il corso di alfabetizzazione informatica col seguimento della patente europea e il corso di orientamento al lavoro. Con questi ragazzi mi hanno chiesto di fare un progetto per quanto riguarda la ristorazione e la pasticceria. Siccome non c'era la possibilità, mi sono interfacciato subito con l'INAIL per capire se loro avevano dei fondi per quanto riguarda il reinserimento lavorativo per poter fare questi corsi. Mi hanno dato il pieno consenso per eventualmente sviluppare questi due progetti, che partiremo a settembre, ma giustamente questi corsi si faranno in presenza, perché i ragazzi potevano eventualmente imparare a fare come la ristorazione, la pasticceria. Perciò noi a settembre inizieremo a fare questa attività. Poi c'è anche questa mostra fotografica che noi faremo al castello di Corigliano, un castello medievale, dove stiamo realizzando pure la giornata delle vittime del lavoro. C'è un programma tutto da per interessare le istituzioni, per un confronto anche sulla tematica del lavoro.
Questa è la pittrice Ilaria Memmi, che saluto, è una ragazza che ha vinto anche un premio nazionale, sta sviluppando dei lavori su invalidi con grandi disabilità, e faremo questa mostra di quadri anche nell'occasione della giornata. Insomma, l'attività c'è, magari i dipendenti vanno in vacanza, però i dirigenti purtroppo devono organizzare. Io Antonio chiedo pure Corvaglia non ci va in vacanza, mi sembra di Ma no, ma capire. io ripeto, cioè il mare è bellissimo, non mi sposto da questo mare perché le mie abitudini sono quelle, magari vado a fare il bagno mattina presto, la sera, perciò dico, per me non c'è quella necessità di andare, di staccare. Ho la fortuna di avere il mare a quattro passi, perciò dico, tutto sommato, io dico, ai dipendenti che lavorano tutto l'anno hanno un diritto sacrosanto, insomma, ecco, perché le ferie è un diritto sacrosanto. Niente, per quanto Aperto riguarda per le attività, ferie. sono c'è anche questa giornata che quest'anno vorrei, ecco, siccome sono rimasto un po' deluso, gli altri anni ho invitato molti politici, ministri, sottosegretari, però quest'anno vorrei concentrarmi più sulle questioni tecniche, magari il responsabile dello spesa, il magistrato del lavoro, Ma parliamo piuttosto che lo della studio giornata nazionale dell'AMNIL, della giornata. della Sto seconda sviluppando, domenica di ottobre. Sto avendo i contatti con queste persone proprio in questo periodo, perché poi bisogna capire se hanno la disponibilità o meno, allora bisogna contattarle preventivamente. In questi giorni sto Certo. avendo degli incontri con queste persone pure durante Meglio il mese di partire per tempo. Noi eh sì, perché magari conosciamo se danno l'attivismo di Antonio Corvaglia. Quindi, la certo. disponibilità e non vengono, poi la figura, no, stupido, insomma, non mi pare, allora mi Abbiamo devono lavorato molto garantire. anche nella comunicazione sulla giornata nazionale, per cui voglio dire, i presidenti hanno una grande responsabilità anche nel momento dell'accoglienza, insomma, della interrelazione con le autorità. Andiamo al centro, andiamo da Alberto Alberti, il mio concittadino esperto di amianto. A Ferrara cosa succede? Si lavora sull'amianto? So che ci sono un po' di progetti in cantiere. Sull'amianto, sì, sicuramente sì. Sull'amianto non si smette mai di lavorare, però sai benissimo, Lucio, che l'amianto è un problema molto grave dove la malattia, la patologia è una patologia silenziosa ed abbiamo dei grossi problemi a farla uscire. Scusa, apro No. una parentesi, ti interrompo, sul TG regionale del Lazio. Proprio nei giorni scorsi ho visto un servizio sull'amianto che monitorava la situazione generale ancora dei siti che all'interno della città di Roma sono ancora, diciamo, in crisi d'amianto. E quindi l'invito era, oltre al monitoraggio, anche quello di cercare di intervenire, per esempio nelle scuole, in molte costruzioni, insomma, per cui in effetti l'amianto è fra noi. Chiusa la parentesi. No, la puoi tenerla aperta perché nel 2011 era uscita una legge che diceva che a settembre del 2011 le scuole dovevano essere tutte deamiantizzate. Invece di deamiantizzato ce ne sarà il 10%. Perché? Perché non viene chiesto l'intervento alle persone specializzate che conoscono l'amianto, che conoscono il problema, no? Per avere un consiglio su cosa fare, su come sostituirlo, perché vi ricordo che l'amianto addirittura è un prodotto che è stato molto utile. Per esempio, il conservatorio di Ferrara, no, è stato costruito con Frescobaldi. Frescobaldi, esatto. È stato costruito proprio usando come un prodotto fonoassorbente, no? L'amianto. E io mi sono interessato perché quante persone sono passate e continuano a passare per questo auditorium, no? Eppure non ne vogliono sapere di toglierlo perché cambierebbe l'acustica, perché cambierebbe. No, è una cosa molto molto difficile da far capire. Poi quando sai si parla con l'università, sanno tutto loro l'università, quindi è un po' difficile, no, fargli credere che anche loro possono morire, perché l'amianto poi alla fin fine, silenzioso finché vuoi, ma silenziosamente ti uccide. Non fa distinzioni.
E comunque no. Adesso abbiamo attivato questo rapporto costante, insomma, col CNR, ci sarà questa importante mostra all'Università di Parma, tu sei un interlocutore, insomma, anche in sì, quanto anno. Io spero, Lucia, spero che sia come posso dire, un sasso nello stagno, che le onde si amplifichino sempre di più e che con il CNR riusciamo a portare avanti il discorso della bonifica. Io ho già parlato, adesso torno nel mio campo, perché però bonificare è un investimento sulla salute. No, spendi qualche soldino, no, però alla fin fine ti ritorna in salute per te, per i tuoi familiari, perché il mesotelioma arriva dopo 30-40 anni dall'esposizione, però arriva, no? E quindi adesso si trovano già delle persone con il mesotelioma che hanno intorno ai 30 anni, quindi non è poi così, certo. Così. E bisogna guardare anche al futuro, insomma, dei giovani, e comunque sì, certo. Amnil punta molto sui suoi dirigenti anche a livello territoriale, sì. E sulla loro capacità di interagire con università, certo. Istituzioni, per poter poi, certo. Raggiungere i risultati che l'associazione si prefigge. Antonio Posso Vercello? Dire? Sì. No, un attimo, scusami, io vorrei dire qualcosa al mio omonimo Alberto Verzulli. Credo, sì. Che per quanto riguarda i corsi di storytelling, no, il nostro, se è stato il primo, no, debba questo successo all'insegnante, alla docente. Ah, ma no? È sempre Lucia un lavoro Tommasi, di gruppo. Sì, un lavoro di gruppo, alla signora Luisa, che non mi ricordo come si chiama di cognome, no, che era Mostile, esatto, no, e chi ha collaborato? Marinella De Maffutis, no, che è un vulcano di idee, no? Questa donna è veramente, veramente brava. Credo che siamo partiti in 19, siamo arrivati in 17, perché l'attenzione a questo corso, no, è sempre stata accesa, è sempre stata viva, no? Perché qualcuno è riuscito a tenerla viva, cioè chi ci ha lavorato dietro. Allora, da docente, grazie Alberto, posso dire che il successo di un corso è legato anche alla capacità di fare gruppo, perché è la relazione tra le persone. La cosa più importante, secondo me, che è accaduta in questo primo gruppo è che mi sono resa conto nel tempo, ormai è passato quasi un mese, insomma, da quando abbiamo concluso le lezioni, questo gruppo ha continuato a relazionarsi al suo interno, si sono create amicizie, scambi tra nord e sud, persone che magari prima non si conoscevano o non si conoscevano abbastanza, che hanno approfondito la loro conoscenza e hanno creato delle sinergie, delle collaborazioni. Cioè, il corso di comunicazione in realtà è uno strumento per poter poi rafforzare quelle realtà che già esistono. Io ve l'ho detto, siete tutti importanti, certo. Avete un ruolo. Va potenziato e la relazione che si è creata nel gruppo e che va al di là del corso, tant'è vero che continuate a sentirvi indipendentemente da me, ecco, adesso vedo bene Claudio Betti, e questo è secondo me il successo più importante, cioè creare sinergie, persone che comunque hanno voglia di sentirsi, di fare squadra, e l'AMNIL è una grande squadra. Se non si crea questo, il corso, uno potrà parlare un po' meglio, certo. Un po' peggio, però ha poco senso, perché proprio nella aprirsi all'esterno, fra di voi innanzitutto e anche verso le persone con cui voi poi vi relazionate nella vostra attività associativa, che è fondamentale. Claudio, spero che tu riesca a rimanere lì, perché volevo sentire anche la tua voce. Avevo chiamato Antonio Carcello, che è stato uno dei discenti più assidui, si comunicava ovunque, si collegava, scusate, ovunque si trovasse, l'ho visto in tutte le sue, diciamo, location. Ecco, so che anche dalle tue parti, Antonio, tu sei presidente dell'AMNIL di Crotone, e comunque, insomma, da quello che ho capito, così, dalle nostre chiacchierate informali dei giorni scorsi, anche tu hai davanti un'estate abbastanza attiva, insomma, non intendi fermarti. Come AMNIL, come associazione, raccontaci un po'. Bene, sì, buongiorno e un saluto
un cordiale saluto a tutti voi, ma maggiormente a coloro che insieme a me hanno frequentato il corso di storytelling, perché come dicevi tu, Alberto Alberti, è stato un corso che si ha ridotto certamente le distanze, queste distanze storiche tra nord e sud. Noi non solo siamo stati compagni di corso, ma in realtà siamo diventati amici. Abbiamo dei riferimenti in tutta Italia e questo non può che, come dire, farci sentire al centro in ogni parte d'Italia. Per quanto riguarda certamente la sezione Annemiele di Crotone, è vero che la parte amministrativa, i dipendenti vanno in ferie, ma noi come associazione, considerate le poche occasioni, i pochi eventi che si sviluppano durante il corso dell'anno nella nostra provincia, cerchiamo di essere, abbiamo pensato di, per tutta la stagione estiva, di intanto di non fermarci, di organizzare qualcosa che ci possa rendere visibili ed essere molto più vicini ai nostri soci e anche a tutti quelli che hanno bisogno della nostra associazione. Mi riferisco a categorie come anziani, come disabili di ogni categoria, voglio dire, non esclusivamente a noi invalidi. In realtà noi diciamo che non chiudiamo perché come soci, come attività di relazione e quant'altro, perché abbiamo delle scadenze che comunque ci impegnano a non andare in vacanza. Noi dobbiamo da qui a poco programmare la giornata, ma questa diciamo è più lunga come scadenza e abbiamo più tempo, ma certamente anche per la programmazione della giornata abbiamo già avviato delle comunicazioni per avere degli incontri istituzionali con chi poi dovrà sostenerci in questa cerimonia. Poi la cosa invece di spessore che stiamo organizzando è che in realtà il 19 di settembre nella nostra città di Crotone abbiamo già diffuso le locandine, o meglio stiamo elaborando la parte grafica, un convegno che tratta i temi del caporalato e la sicurezza sul lavoro di questa categoria di lavoratori in particolare. Questo convegno chiaramente è un grosso tema e abbiamo intenzione di promuoverlo nella misura giusta, in modo tale da attirare l'attenzione anche di quelli che non sono, come posso spiegare, non sono gli attori deputati ai vari controlli e ad altre, ma tutta la popolazione, tutta è invitata, sono invitati i sindacati, sono invitati i sindaci, sono invitati a molte categorie di lavoratori, appunto perché riteniamo che è un problema che non riguarda solo, che dico, l'agricoltura, come spesso si riduce a far comprendere questa cosa in quel settore. La legalità ha il suo peso. E poi esatto, sì, perché il caporalato lo vediamo in tutti i settori commerciali, non solo nell'agricoltura, ma anche nella ristorazione e in altri posti. Poi io ho certamente, diciamo, in linea con quella che è stata la missione IRFA, dell'Anima IRFA, che ha inteso quest'anno promuovere molti corsi. Noi come Crotone nel mese di settembre avvieremo un corso per addetti alle vendite. Vogliamo creare delle figure che possono diventare operatori sia alle vendite specializzate, un addetto alle piccole, al piccolo dettaglio, l'addetto al rifornimento degli scaffali. Cioè è un programma abbastanza articolato e questo è un corso che noi andremo a farlo a settembre, infatti partirà intorno alla metà di settembre per poi concludersi tra la fine di novembre e i primi di ottobre e i primi di novembre. Grazie Antonio, insomma anche Crotone mi sembra di capire sì, che sì, poi, certo.
abbastanza intenso, sì. Perché forse mi sono dimenticato di due eventi particolari che noi volevamo sintetico, perché quali? Sono eventi quelli che noi durante queste sagre che nella provincia, nel territorio si fanno, noi con un nostro gazebo, una nostra postazione saremmo lì a diffondere la voce dell'anima e a farci conoscere e a cercare di essere vicini, come dicevo all'inizio nell'introduzione, vicino a tutta la popolazione del nostro territorio. E questo è molto importante, perché diciamo portare l'AMNIL là dove la gente c'è e non aspettare che la gente vada all'AMNIL, credo che sia un modo. E l'obiettivo è appunto questo: avvicinare la gente al nostro marchio. Okay. E questo è proprio il ruolo, diciamo, che voi sedi, in particolare i dirigenti delle sedi, dovreste poi portare avanti, insomma, per creare questo radicamento sul territorio che l'AMNIL ha, essendo, diciamo, in tutta Italia. Claudio Betti, presidente dell'AMNIL di Roma e anche consigliere regionale Lazio, sei riuscito a sintonizzarti sulla nostra lunghezza d'onda. Allora, ti vedo bello abbronzato, sei stato già in ferie oppure ci andrai in agosto in Lazio? Assolutamente no. È che la mia scrivania sta al sole, quindi mi sono abbronzato. Ah, sei fortunatissimo. Sì, ma solo sul viso però, solo sul viso. Raccontaci in agosto come tendi a affrontare la tua attività? Noi chiudiamo dall'8 al 22 tutti gli uffici, così come da indicazione della sede centrale, e la prima e l'ultima settimana di agosto comunque saremo operativi, saremo chiusi solo in questo periodo dove io ho già un po' di impegni per l'organizzazione della giornata, quindi dovrò andare a vedere un po' di cose e parlare con un po' di persone per l'organizzazione della giornata, che comunque finito agosto, poi c'è solo settembre, quindi noi in queste due settimane, laddove mi è possibile, perché comunque molte persone saranno in vacanza, non ci sono, però laddove mi è possibile cercherò di avvantaggiarmi con i contatti che devo prendere con le persone, tutto qua. E poi dopo il 22 si riprende a pieno ritmo con tutti gli uffici. Dovrò andare a vedere qualche lavoro da fare negli uffici che ci abbiamo dislocati su tutto il territorio, perché noi Roma e provincia è abbastanza vasta e quindi ci siamo un po' dislocati su tutto il territorio, in modo che in ogni ufficio possiamo raccogliere 8-9 comuni. Infatti abbiamo una decina di uffici che sono dislocati su tutto il territorio e prendiamo i comuni limitrofi, di modo che i nostri associati non si debbano allontanare molto per venire ai nostri uffici, anche se ci stiamo sempre lavorando per cercare di avvicinarci di più, però purtroppo ogni ufficio che andiamo ad aprire ci crea dei costi e quindi stiamo cercando di prendere degli uffici in comodato d'uso gratuito, anche se non saranno uffici zonali ma saranno recapiti negli studi degli avvocati, che poi gli faremo le convenzioni, alcuni li abbiamo fatte delle convenzioni con il nostro patronato, oppure che posso dire laddove ci sono i centri sociali anziani che ci danno un giorno o due mezze giornate a settimana dove possiamo mandare i nostri operatori a dare dei servizi a tutti gli iscritti del centro sociale anziani, ma anche a tutti i nostri associati che sono nel territorio, che noi preventivamente avvisiamo e diciamo quali sono i giorni e gli orari che siamo dentro questi centri sociali, in modo che loro si possano servire dei nostri servizi e delle nostre informazioni, perché molti nostri associati ci portano ancora il modello 170i che manda l'INAIL tutti gli anni, perché pensano che succeda qualcosa in loro sfavore, mentre invece quella è un'informazione che l'INAIL manda tutti gli anni, però se noi siamo presenti con l'ufficio vengono da noi, se noi non siamo presenti magari telefonano, chiamano il numero verde e ci fanno passare poi la telefonata della persona, però certamente se siamo vicini non solo possiamo dare informazioni ma possiamo dare dei servizi che poi torneranno con gli utili all'associazione.
E questo credo che sia veramente importante, insomma, ai fini del radicamento sul territorio, cioè soddisfare le richieste che comunque le persone avanzano e che riguardano anche la situazione, insomma, rispetto alla, certo, a rimborsi e dichiarazioni di redditi e novità normative. Tra l'altro oggi avremmo dovuto avere con noi, purtroppo ha avuto un problema all'ultimo momento, Roberto Sardo, quindi non riesco a rappresentare la situazione del Piemonte, ma so che sta tenendo continuamente riunioni anche proprio con i dirigenti dell'INEL per cercare di creare appunto una sinergia anche rispetto a quelle che sono le richieste, insomma, che arrivano dagli iscritti e dal territorio. Presidente Verzulli, abbiamo sentito che qui, insomma, diciamo, questi corsi sono stati presi molto sul serio e addirittura ci si sta preparando ad organizzarle anche sul territorio, insomma, le sedi si stanno attivando per poter moltiplicare anche l'attività dell'IRFA. Allora, intanto lasciatemi salutare Claudio Betti, che prima nei saluti iniziali purtroppo lui non era collegato e non ho avuto il piacere. Ciao Alberto, ciao. Ciao, a parte lo stesso consigliere regionale, quindi noi ci rapportiamo frequentemente, dice, di queste cose, anche di quelli che sono i progetti che abbiamo realizzato proprio con la Regione Lazio e con l'INAIL. Allora, intanto quello che emerge e che a me fa immensamente piacere è proprio questo interesse, questa soddisfazione che è stata esternata proprio dai partecipanti, no? Questo sta a significare appunto che questo tipo di corsi ha un appeal molto forte praticamente, perché l'interesse è notevole. Alberto Alberti, io ti ringrazio per la puntualizzazione, ma vedi... lo dissi in un intervento così sporadico, no? Che quando dissi che questo corso non poteva essere pari a un corso di giornalismo fatto dall'Università di Perugia, ma siamo lì, perché Lucia Tommasi, praticamente, io ho avuto il piacere di incontrarla più volte, anche perché insomma veniamo quasi dalla stessa azienda, chi per un motivo che per un altro, perciò so il valore di Lucia, perché praticamente lei è una giornalista, una professionista. Così come ringrazio tutte le persone che, per usare proprio un gergo televisivo, ha lavorato dietro le quinte, no? Perché anche loro è stato fondamentale. Il loro lavoro, così come sono stati sicuramente bravi a portare a termine questo corso. Questo corso, come diceva Lucia Tommasi, ma noi lo confermiamo proprio come CDA di IRFA, sarà un corso che durerà fine di, ce lo porteremo appresso per parecchio, perché questo è un corso che ha suscitato molto interesse e noi come dirigente siamo tanti, ma siccome è aperto anche a tante realtà, diciamo solo in vai del lavoro e quant'altro, prima che finiremo tutto il giro di questa, credo che di tempo ce ne vorrà parecchio praticamente. Allora, poi si è parlato della giornata, questo praticamente sta di fatto che... Attenzione dirigenti, 4 stelle, prima della giornata faremo le prove, perché il corso... No, si è parlato della giornata perché io credo che loro, diciamo, i presenti... Ma io li voglio vedere i vostri discorsi, Sono quelli più interessati, no? Perché loro sono, diciamo, il dirigente territoriale, se vogliamo, è la spina dorsale di tutta quanta la situazione. È perché sono loro che poi stanno lì sul territorio a organizzare, a fare, quindi chi ha detto prima che aperti per ferie praticamente non ha detto mica una fesseria, perché i tempi sono stretti e di fatto gli impegni sono veramente tanti. Per quanto riguarda una cosa che mi ha colpito molto, è stata quella di Antonio, no? Carcello. Allora, io ti ringrazio per quello che hai detto, perché hai detto una cosa fondamentale, che questi corsi hanno unito l'Italia da nord a sud. Bellissima riflessione. Allora, una riflessione che a me ha colpito molto, perché io non ce l'ho con la politica, perché io ce l'ho con i politici, perché quello che a volte la politica, il politico divide, noi dimostriamo di unire, e questo è molto importante, perché quello che siamo riusciti a fare con questo corso, anche con altri corsi logicamente, ma questo in modo particolare, perché qui ci si scambia delle opinioni, ci si scambia anche quello che sono dei progetti, no? Perché mentre in altri corsi si intende solo acquisire delle competenze e quant'altro, ma qui ci si scambia proprio delle opinioni, dei territori, e dire che ha unito, per me fa immensamente piacere. Io invito praticamente Corvaglia, che ha detto: il mio mare non lo cambierei con niente, quindi lavoro qui, non vado in ferie e quant'altro, è il mare che conosco molto bene, di fatto, ti invito tanto, ti invidio veramente tanto, no?
Comunque, quello che è stato detto per noi è fondamentale, quello che ha detto Cristian, che già stiamo lavorando. Noi i primi di settembre, anche l'IRFA non va in vacanza, perché noi già i primi giorni di settembre avremo un altro GDA, perché prima ho notato che non c'era tutto questo in IRFA. Adesso, come dire, questa collaborazione e partecipazione, io mi riferisco ai tempi trascorsi, adesso invece c'è questa intenzione, questa volontà di vedersi spesso, impegnarci spesso proprio per parlare dell'andamento dei corsi, ma non solo. Già si sta lavorando, logicamente questo è il contributo fondamentale, viene da Cristian, da tutti coloro che rappresentano Marinella Rema Foods, logicamente, perché lei, meno male, è colei che va a coordinare un po' tutta l'area di questa situazione. Cioè, già si sta lavorando, una volta che sono stati presi in carico, in considerazione tutti, come dire, le impressioni dei territori, già si sta lavorando per il 2023. E anche IRFA, CDA di IRFA ha molto da lavorare, perché progettare questi corsi, poi rendicontarli, poi proporli al Ministero, non è cosa da poco, perché quando ci si rapporta con certe istituzioni sappiamo tutti quanti che ci sono sempre dei problemi da affrontare. Noi stiamo cercando di farlo al meglio, logicamente. Questi ministeri cambiano sempre, quindi voglio dire. Oltretutto. Ma è questo il problema, perché poi non sai mai come. Adesso noi ci ritroveremo sicuramente a doverci relazionare con persone che fino a ieri magari non conosciamo nemmeno, non sapevano nemmeno la loro esistenza, e che purtroppo prendono posto, no, di quelle persone che noi avevamo già un certo, non dico feeling, ma un certo rapporto, no, per poter discutere di queste tematiche. E questo. Devo ringraziare veramente Cristian, che si sta adoperando molto. Ripeto, non faccio i nomi di tutti, perché noi parliamo sempre dell'ossatura di IRFA, che sono loro praticamente, no? Perché sono loro che poi mettono a punto tutto quello, è la parte tecnica, rendicontazione, la parte amministrativa, per poter poi... Presidenza dà una linea, poi ovviamente c'è... Cioè, esattamente. Noi facciamo lavoro... Esattamente, il lavoro è loro. E lo fanno egregiamente, perché se siamo arrivati a sanare tutto il pregresso, quasi a sanare tutto il pregresso, e già è a finire quello che stiamo già portando avanti, quello che stiamo facendo, e già proiettarsi al 2023, sta a significare che ci sono capacità, professionalità e volontà soprattutto. Grazie. Coordinatore Cristian Clemente, allora, l'agenda di agosto, visto che allora, comunque il lavoro praticamente non si interrompe mai. No, il lavoro non si interrompe mai, ringrazio Alberto Verzulli per l'attestato di stima. Ovviamente c'è tutto un gruppo di lavoro che collabora con IRFA, non siamo solo io e Marinella De Maffutis, non li elenco perché ho una pessima memoria, dimenticherei qualcuno. Beh, diciamo Gabriele Motti, che è quello con cui ho collaborato. Gabriele Motti, insomma, è il coordinatore di tutta l'area formazione, che già la radio conosce, ma ce ne sono molti altri. Sicuramente lavoreremo, perché stiamo lavorando appunto per l'avvio dei corsi di settembre, stiamo lavorando, stiamo già pensando, stiamo monitorando l'andamento dei corsi di quest'anno e analizzandoli per poter poi migliorare sempre di più la nostra proposta formativa e quindi il piano di offerta formativa per il 2023. Per quanto riguarda i corsi in partenza, mi limito a quelli di settembre, ci sono i corsi a distanza di inglese, gestione amministrativa, elementi di autoimprenditoria, operatore grafico, una nuova edizione di comunicazione e storytelling, più un corso di collocamento mirato e politiche attive del lavoro, uno di informatica avanzata, uno di addetto reception e segreteria, più ancora informatica, base data entry avanzata, CAF e patronato, tantissimi. In particolare mi soffermo sul fatto che ci sono appunto questi corsi territoriali, quindi che si sviluppano in presenza sui territori, e a settembre partiranno il già citato corso di addetto alle vendite di Crotone, ma anche un corso di addetto alle pulizie a Milano e un corso di aiuto cuoco a Palermo, per cui poi tra l'altro seguiranno lo stesso corso di aiuto cuoco anche a Milano e a Roma. Quindi c'è molto lavoro da fare. Io anche mi voglio iscrivere a quello di aiuto cuoco. Vorrei provare questa esperienza. A Roma c'è il presidente del Lazio qua con noi, oltre che il presidente di IRFA. Oh, Betti, mi prendi? Ma per assaggiare? No, per fare. Io ho bisogno di manualità nella vita, hai capito? Per cui, e poi insomma, ritengo la cucina un fatto molto creativo. Non è una sciocchezza il fatto di essere dentro queste dinamiche, insomma, mi piacerebbe. Infatti partecipano,
Partecipano gli invalidi, i familiari e tutti i collaboratori dell'ANMIL. Io potrei entrare tra i collaboratori. Questa, ne facciamo adesso subito una delibera per poter farti accedere a questo. All'aiuto cuoco. Aiuto cuoco è fondamentale. Posso aiutare in casa mia? Posso tentare perché, di... Perché si fa, parte di quell'ore si fanno sui fornelli, attenzione. Appunto. Si fanno veramente sui fornelli, sull'igiene, diciamo, ho visto che è molto complesso. Quando abbiamo visto il programma del corso aiuto cuoco, è di una complessità assurda, perché si parte da quello che è la cioè l'igiene, la composizione, la realizzazione, la presentazione dei prodotti, quindi è molto articolato e sicuramente sarà di interesse. Se voi che state nelle località, diciamo anche balneari, insomma, potete veramente fare molto in questa direzione, no? Anche perché io seguo sempre 4 hotel, 4 ristoranti, mi piace vedere come viene proposto. Adesso oggi sono a Pesaro e devo dire la verità, secondo me c'è molto da lavorare soprattutto sui giovani, anche sul concetto dell'accoglienza, perché una generazione se n'è andata e questi nuovi ragazzi hanno bisogno di capire come relazionarsi anche con un pubblico. Io mi sono trovata in un locale dove ho detto, ma scusi, devo dire io quello che lei offre a me, ma io non faccio mica il suo mestiere, però potrei sapere fare una proposta, no? Invece il ristorante è chiuso, capito? Ma il bar no, cioè, quindi mi dica cosa mi può dare, no? Io arrivo in una località turistica e ho diritto ad un'accoglienza di un certo tipo, quantomeno, vedete, la relazione, no? La comunicazione, che non è soltanto lo storytelling, ma è anche la relazione con l'altro, che richiede innanzitutto, e questo devo dire, io ringrazio anche i presenti, ma anche chi oggi non ha potuto essere presente, Maria Massimini, che sta in una zona dove non è raggiungibile, per dire, insomma, perché c'è stata molta anche umiltà nel approccio, no? Perché poi tutti voi siete stati in televisione, avete avuto esperienze di vario tipo, insomma, anche a livello locale, ma anche nazionale. Ecco, però il fatto di approcciarsi in maniera umile, no? Come cerco di fare anch'io quando mi trovo in un contesto dove penso di poter imparare, io credo che l'umiltà è il fatto di mettersi in discussione, no? Di dire, vabbè, non ho solo certezze, però anche possibilità di migliorare magari quello che so o di modificarlo. Ecco, questo è un elemento che sicuramente ha contraddistinto tutte le persone che hanno partecipato a questo corso. Adesso non so se chi verrà dopo di voi, perché poi ogni gruppo ha la sua essenza, la sua natura, ecco. Però credo che comunque il vostro abbia dato proprio una dimostrazione di capacità di recepire e di fare proprio anche quello che magari uno non pensava di dover mai mettere in discussione. Adesso porto un esempio per tutti, Antonio Corvaglia, i dati, io... E poi invece questi dati, no, che abbiamo veicolato con molta pazienza anche con il professor D'Amico, con Luisa Mostile, facendo degli schemi, il dato che è il numero freddo di per sé non dice niente, però poi una volta che viene sostanziato, motivato, perché i giornalisti comunque vogliono questi dati, vogliono capire cosa succede nelle varie realtà, ecco, i dati sono importanti. E lo stesso Antonio, che era veramente cioè su questo granitico, perché diceva non li voglio dare, sono sempre quelli, è vero, purtroppo sono sempre quelli, anche perché ogni anno diciamo che ci sono 3 morti al giorno e questo non va bene. Però insomma, diciamo, il fatto di differenziare, vedere che cosa è successo, insomma, dare qualche elemento in più crea anche l'attenzione giornalistica verso le varie realtà, e questo può essere anche un punto da cui partire per poi portare avanti altri discorsi. Quindi anche il dato... Antonio chiede la parola. L'ho chiamato in causa perché abbiamo discusso tantissimo su questo. Sì, ma non per i dati ormai abbiamo superato. Non per i dati, va bene. Allora, vorrei congratularmi con Verzulli e Clementi, che stanno svolgendo un lavoro straordinario. Stiamo parlando molto addosso oggi, però va bene. No, ma sapete perché io ho fatto già i progetti con l'IRPA l'anno scorso, ripeto, e quest'anno purtroppo per i problemi che si sono succeduti negli anni precedenti ho preferito fare questo corso di cucina e pasticceria con i finanziamenti in AI che loro hanno dato la disponibilità. Perciò ci sarà sicuramente qualche altro progetto che evidentemente lo faremo in presenza, perché me l'hanno pure chiesto. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, che io quando ho fatto i corsi dell'informatica e per quanto riguarda l'inserimento lavorativo,
c'erano delle categorie di persone che avevano altre disabilità. Dicevo, io tenevo due ragazzi che erano da una comunità di tossicodipendenti, e ragazzi che si potevano eventualmente inserire nell'attività di IRPA dell'anno scorso. Quest'anno ho visto che non c'è la possibilità, ma è rivolto solo agli incarichi del lavoro per le famiglie. Insomma, ecco, un'altra cosa, che c'era un ragazzo molto interessato al progetto storico del Link, proprio perché si sta laureando, tra l'altro questo ragazzo viene pure da un tentato suicidio, insomma un ragazzo che si è recuperato alla grande, e devo dire grazie, ecco perché c'è questa forma di recupero, di parlare con le persone, di rapportarsi, cioè questa cosa che io ho visto, perché il corso che ho fatto in presenza non era solo il corso per imparare il computer, ma era anche sentire le loro storie, si prendevano il caffè assieme, anche la pizzeria, insomma, cioè un rapporto veramente come quello che abbiamo fatto noi con voi, per lo storytelling, proprio ascoltare le storie di altri infortunati sul lavoro come me, che hanno avuto un problema, certo. Anche e superare quelle fasi è stato molto difficile, poi mettersi a disposizione di tanti invalidi, proprio portando eventualmente le esperienze di tutti noi, insomma. Ed è bello perché si sta puntando sulle scuole nelle aziende, proprio per testimoniare i rischi, cose che magari prima non tanto si facevano, ma non a livello organizzativo. E devo dire grazie anche alla radio, che sta svolgendo un ruolo sociale, perché si parla sempre di tematiche riguardanti il lavoro, il confronto con le istituzioni. Non è una radio il Grande Fratello, insomma, una radio concreta, ripeto, no. E devo dire grazie, dottoressa, non voglio, sapete che io sono molto chiaro e netto, se devo fare i complimenti di faccio, altrimenti devo dire grazie che questo gruppo e Luce, che sei stata in grado di gestire tutti noi, perché tutti eravamo un po', io all'inizio ero un po' scettico, però veramente sono rimasto molto contento da questa esperienza, e cerco di portare anche agli altri invalidi sul lavoro, perché diciamo che abbiamo esercitato tutti capacità di ascolto, eh? Io ho ascoltato voi avete ascoltato me. E credo che l'ascolto sia sempre molto importante, perché per poter, anche quando qualcuno vi intervista, cioè va prima ascoltato e poi dopo potete dare le vostre risposte, le vostre considerazioni. Cioè l'elemento ascolto che i giornalisti spesso, tra l'altro, e qui voglio dire, faccio anche una critica alla mia categoria, non sono in grado di esercitare, ecco, invece è un elemento importante sia per chi fa le domande sia per chi deve dare le risposte, no? Quindi entrare nella relazione anche attraverso la capacità di sentire l'altro. Antonio, volevo sentire anche solo con una mia sinteticamente, perché tu sei molto attualmente sto vedendo che il ruolo dell'associazione era inizialmente di tutelare gli invalidi, di fare eventualmente il proselitismo e di fare e fornirgli l'attività anche legale e medico-legale. Si era trascurato un po' col fatto dei servizi con il patronato, ed ecco, stiamo recuperando tutto quello che stavamo perdendo, perché ripeto, ci stavamo impegnando molto sui servizi, trascurando la vera identità dell'associazione, che è l'attività associativa e il proselitismo nei confronti degli invalidi del lavoro. E questo è l'obiettivo che dobbiamo cercare di recuperare. Tu sei un bellissimo esempio anche di solidarietà sociale, perché avendo ascoltato durante i mesi scorsi le tue attività, quello che io ho colto è che, per esempio, ieri mi è capitato di andare ad una messa di commemorazione funebre, per questo che sono anche a Pesaro, e in chiesa il prete diceva delle cose non molto diverse rispetto ai giovani, rispetto all'ascolto, rispetto ai problemi che hanno. Che dici tu e che ci hai raccontato tu, perché il fatto di ascoltare e di stare vicino alle persone e di recepire quelle che sono le loro esigenze dà anche la possibilità poi di intervenire. Ed un'associazione dell'AMNIL, che pure tutela i mutilati e gli invalidi del lavoro, ma però agisce sul territorio, è molto importante che eserciti questa capacità di ascolto e di aggregazione. Quindi in realtà, cioè, tu non sei un prete, però ti assicuro che le parrocchie spesso fanno anche questo tipo di lavoro. E io sono molto favorevole al fatto che nel sociale chi non ha un ruolo religioso legato a gruppi come lo scautismo, che magari gravitano più attorno a determinate realtà, ecco,
anche associazioni laiche, ecco, possano, diciamo, fare lo stesso tipo di attività ed incidere in questo senso sul territorio, ascoltando e accogliendo le persone, anche se non necessariamente sono in Valle del Lavoro. Questo è fondamentale, tu l'hai fatto e lo fai sempre molto bene. Io volevo sentire velocissimamente le altre persone, insomma, cioè che hanno partecipato, insomma, a questo gruppo e che si preparano, quindi io direi anche alla giornata, attenzione che la giornata è qua che viene, quindi io anche se il corso è finito vi continuerò a seguire e vi chiamerò. Allora, chi vuole dire qualcosa in vista, diciamo, dell'agosto, ma anche della ripresa, in particolare della giornata? Claudio Betti, stai già lavorando su questo, anche tu hai capito bene, sì? Sì, sì, abbiamo già iniziato la settimana scorsa, e ci stiamo lavorando, abbiamo preso dei contatti, alcuni altri li dobbiamo prendere. Sì, comunque volevo ringraziare anch'io tutti i compagni di viaggio della storytelling, perché non l'ho fatto prima, mi è sfuggito, sapete che ancora non ho compreso bene. Hai fatto i salti mortali per essere presente, ma ci sei riuscito. Lì ci sono riuscito. Bene, niente, un saluto a tutti e poi ci risentiamo. Sì, sì, ma non ci perdiamo. Io vi ho promesso che vi continuerò a coinvolgere per radio, perché comunque siete sempre dei miei interlocutori territoriali dell'associazione. Quando avrò tempo parteciperò sempre molto volentieri. No, ma in genere insomma, ci dai sempre risposte positive. Antonio Carcello, Antonio Carcello, allora, ci hai detto già tanto, però un'ultima considerazione veloce. Stai scrivendo il discorso? No, diciamo che il discorso, certo, seguendo quelle che sono state le tecniche che ci hai insegnato, prima scrivere perché poi ripeterlo e leggerlo è un buon allenamento. Ma diciamo che abbiamo acquisito qualche tecnica in più e qualche sicurezza in più, per cui cerchiamo di parlare più a braccio, ma sempre in maniera ordinata come ci ha insegnato. E anche avendo le idee chiare di quello che si vuole dire e personalizzando anche molto, perché dentro questi discorsi qualche riferimento alla vostra storia personale, che poi è quello che fa la scuola della testimonianza, è importante, perché poi, certo, voglio dire, voi siete, diciamo, la testimonianza, cioè, voi raccontate quello che siete e questa è la cosa che vince, no? Essere, sì, nel racconto per quello che si è, si rappresenta, e questo, diciamo, non dimenticatevelo mai, perché voi siete quello che raccontate. E delle storie importanti le avete tutti, quindi voglio dire, non c'è niente da inventare. E non dobbiamo inventarci nulla. Vedo che hai imparato bene la lezione, non ci dobbiamo inventare, sì, niente. Poi chiaro, se noi come ci hai insegnato, riusciamo a fare anche una nostra scaletta con delle evidenziature, che quando ci può succedere che si interrompe il filo, si riesce subito a recuperarlo. È anche una buona pratica che stiamo incominciando ad imparare. Questo. Ma quello che mi sorprende aiuta la sintesi, Sì, aiuta la sintesi, ma quello che mi è piaciuto tanto di questo corso, che alla luce, diciamo, di quello che abbiamo appreso, notiamo nei racconti degli altri tutte le difficoltà che avevamo noi, e quindi cerchiamo di correggerle. Mi succede spesso, certo, perché nessuno è più critico di voi stessi, sia verso se stessi. Infatti vi dicevo, non è tempo perso ascoltare i racconti degli altri, perché dal racconto dell'altro poi ci rivediamo anche nel nostro errore o nei nostri punti di forza, no? Perché dall'altro, certo, possiamo avere c'è un po' uno specchio, insomma, anche, sì, ascoltando l'altro. E quindi in realtà, insomma, anche io mi rivedo, anche io ho la mia scaletta, vedete, anche oggi ce l'ho una scaletta, sì, poi magari la cambiamo in corso d'opera, però intanto sappiamo che il filo è quello, e quindi quello che io faccio su di me, chiaramente suggerisco anche a voi di farlo. Insomma, io sono la prima che si mette in discussione, che si riguarda, che comunque corregge, aggiusta, cerca nei limiti del possibile di essere sintetica. Non ho sentito Alberto Alberti, rispetto, diciamo così, a questa considerazione finale. Che cosa ci puoi dire, Alberto, per salutarci prima delle vacanze, che poi in linea di massima non farete, da quello che ho capito? No, assolutamente no, perché io devo preparare il primo incontro per il Fondo Vittime Amianto,
che ce l'avremo a metà settembre. Devo preparare anche la mostra che col CNR, devo preparare alcune cose assieme a una collega di Roma, Silvana Zambolini, che è bravissima. Ah, certo, sì. È una scrittrice bravissima, guarda. Io la conosco da più di 20 anni. E domani pomeriggio ci incontriamo per parlare della giornata. Noi a Ferrara abbiamo avuto un problema, abbiamo costituito la presidenza adesso a giugno, no? Per cui siamo ancora in alto mare. E ci incontreremo, parleremo e faremo qualcosa, sicuramente decideremo di fare qualcosa. Se vengo a Ferrara per il Basket Festival ti vengo a salutare. Magari, guarda, magari. No, a fine agosto, prima di riprendere la radio e il lavoro con l'AMMI. Allora, io darei l'ultima parola brevissimamente al nostro presidente nazionale IRF, Alberto Verzulli, che eccolo qua, lo vedo nel riquadrino. Sì, perché questi riquadri, anche durante le lezioni, giravano sempre, no? Per cui io vedo piccoli sul computer e non vi ritrovo. Allora, Alberto Verzulli, presidente. Le conclusioni abbiamo fatto. Con il sorriso. No, ma giusto il sorriso, perché abbiamo detto di tutto e di più, le conclusioni le abbiamo fatte, quindi per noi il CTA di IRFA, tutte persone molto valide che riusciamo quasi sempre a concordare unanimemente quello che sono i progetti da portare avanti. Quindi che dire, aspettiamo settembre per iniziare, io non vedo l'ora, perché di fatto poi, come ci ha detto, il 3-4 settembre avremo di nuovo un CDA per catapultarci proprio fino a fine anno per continuare a intraprendere questi nuovi corsi. Quindi io auguro a tutti buone vacanze, avremo modo sicuramente ancora di, con Claudio penso che ci dobbiamo sentire, perché abbiamo anche un consiglio regionale quanto prima per poter definire tante cose, no? Sto organizzando anche il provinciale per lo stesso giorno, Alberto. Cosa, scusa? Sto organizzando anche il consiglio provinciale lo stesso giorno. Così lo facciamo insieme. Questa è una mossa che ho ritenuto da parte tua sempre intelligente, perché almeno facciamo in modo che tutto questo... Guarda, volevo dire solo una cosa per fare in modo che possa essere, no, da esportare, che possa essere anche da linea guida di quello che può fare sapersi relazionare con le istituzioni, no? Allora, noi non siamo i primi della classe, come non lo sono tanti altri che hanno fatto cose a discapito di chi non ha avuto la fortuna di avere interlocutori, come dire, intelligenti da ascoltare le nostre proposte. Nel Lazio, Claudio sa, siamo riusciti a entrare in una legge, non un protocollo d'intesa, una legge regionale, che si è andata a vedere alla legge 11, articolo 7,7 del 17 giugno, dove l'ANMIL, non le associazioni o un'associazione, l'ANMIL ne fa parte come gruppo di lavoro per la formazione, la testimonianza. Cioè, questo è costato, Claudio lo sa quanto che ci si sta lavorando, un anno e mezzo, però alla fine abbiamo scardinato quegli zoccoli duri, no, addirittura abbiamo avuto anche il sindacato non dalla nostra parte, come se noi volessimo prendere il loro posto, invece noi cerchiamo di far capire qual era la nostra missione all'interno di una realtà come quella, una legge regionale, così come è stato fatto anche con l'INE e Lazio questo protocollo d'intesa, proprio per partecipare a quelle che sono iniziative, perché hanno anche dei progetti. Quindi saper portare fuori quello che, grazie a Luce, grazie a tutti quelli che hanno fatto questo corso e sono riusciti a tirar fuori il meglio di noi, i risultati sono questi, i risultati li porta, perché questo volevo ringraziare anche Antonio Corbaglia per il discorso prima della solidarietà e quant'altro. Facciamo anche questo, perché il nostro compito è una cosa giustissima, al di là di tutto quello che sono i servizi, è quello di portare avanti le tematiche, le problematiche degli invalidi. Io sono invalido del lavoro praticamente, forse sono più fortunato di tanti altri, ma in questo percorso che sto facendo in ALM vedo veramente tante persone lasciate sole, e questo noi lo facciamo attraverso anche le istituzioni, proponendo e facendo questi progetti. Grazie Presidente, non so se Cristian Clemente, né cui panni non vorrei essere, visto la quantità di lavoro che si sta preparando, non so se vuole aggiungere un'ultima considerazione prima di salutare. Avevo solo 30 secondi in chiusura, grazie.
per dire che a settembre partirà tra l'altro un altro importante corso, che è quello di sviluppo associativo, promozione e proselitismo. Ovviamente è un corso molto importante, visto le tematiche che abbiamo trattato durante questa trasmissione, e invito i presenti a iscriversi al consueto indirizzo corsi@irfa.anni.it e a coinvolgere tutti i dirigenti che conoscono, perché è un corso davvero molto importante per la nostra associazione. Grazie del tempo. Grazie a Cristiana Clemente. Allora, dirigenti, datevi da fare. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti. Ciao. Che ci hanno seguito. Alberto Berzulli, presidente nazionale IRFA, Antonio Corvaglio, presidente AMNIL Lecce, consigliere regionale Puglia, Claudio Betti, presidente AMNIL Roma, consigliere regionale Lazio, Antonio Caccello, presidente AMNIL Crotone, Alberto Alberti, consigliere AMNIL Ferrara e componente commissione nazionale Amianto. Allora, naturalmente Cristian Clemente, coordinatore nazionale IRFA. Allora, se volete rivedere questa puntata, c'è questa intervista, insomma, c'è il nostro, questa serie di interviste, c'è il nostro blog Luce sui Fatti sul sito www.amnil.it. Naturalmente ringrazio anche Marinella De Maffutis, che comunque ci segue ed è spesso presente, insomma, quando riesce a ritagliarsi lo spazio anche in queste nostre trasmissioni. E la prossima settimana Radio Amnil, come vi ha già detto Fabio Sebastiani, va in ferie, le dirette riprenderanno nel mese di settembre, quindi per quanto mi riguarda ci rivediamo direttamente a settembre. Grazie comunque anche alla nostra redazione che fa tutto il lavoro dietro le quinte, che rende a noi ci dà la possibilità comunque di andare in onda. Federica Bartolone, Paolo Marcucci in regia, ancora Eleonora Muzzi, Carmine Abate, Luisa Mostile, Sabina Cipriani. L'appuntamento su Radio Amnil Network è per domani. Parleremo alle 11.30 del tema amianto. La Corte di Appello riconosce per la prima volta il danno psichico, insieme ad Alberto Chiandotto, presidente Amnil Trieste, Daniele Manetti, componente della commissione Amnil Amianto e tumori professionali. E poi dalle 12 alle 13 proseguiremo per approfondire la recente nota INPS-INAIL sui rischi per i lavoratori esposti alle alte temperature. Saranno con noi in diretta Domenico Dalla Porta, medico del lavoro, Alberto Berzulli, presidente Amnil Lazio, Vincenzo Dinucci, tecnico della prevenzione, ed altri ospiti. Grazie ancora per averci seguito. Buon proseguimento di giornata e buon agosto. Un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao. A tutti.